insomma, Matteo Piano, caro, carissimo, insomma, bisogna sempre, la vita va vista in positivo, no? Tu mi insegni, Madonna, questo, no? Appunto, visto, con se tutto, la vedi in positivo, con tutto, io, ciao, con tutto quello che c'è. Io ti voglio far fare un'analisi velocissima, ma veramente veloce, di questa stagione. Partiti benissimo, stavate tra le migliori squadre, poi ci si è messo di tutto, l'infortunio di Badri, il Covid, i problemi vari che hanno avuto un po' tutti, ma voi ne avete risentito tanto, perché siete ripartiti verso il finale che poi vi ha portato a questa finale. È un peccato, perché avevate vinto la Challenge Cup, quindi magari ripetervi sarebbe stato bello di diritto, perché uno che vince dovrebbe star lì di nuovo. Però che mi dai, dammi un giudizio soprattutto per tutto quello che poi verrà, perché speriamo che ci siano giochi e quindi di poter stare insieme in maglia azzurra, no? Guarda, è stata una stagione lunghissima, è durata 10 mesi e 19 giorni, no? Ci pensavo l'altro ieri e ho detto, è bello che dopo così tanto tempo, credo che nessuno mai ha giocato una stagione così lunga, ci fosse ancora la voglia di stare insieme, perché diciamoci la verità, dopo un po', durante l'anno dici no, non hai più voglia di vedere nessuno, e invece io ero molto contento di vedere i miei compagni qui, voglio molto bene e sono felice del nostro grande percorso che abbiamo fatto, partito con un mega ritiro, è arrivato fin qua. Io credo che abbiamo avuto le difficoltà come le hanno avute tutti. In un momento di difficoltà credo noi abbiamo raccolto meno di altre squadre. Sai, bisogna vedere anche i momenti in cui capitano, certo, le cose, certo, perché anche quello conta, no? È stato un anno anche questo qua, appunto, con un Covid rampante. Chi l'ha preso, chi non l'ha preso. Siamo stati molto bravi in Challenge Cup, le regole, boh, non so se le fa qualcuno. Se si consulta, perché io gli suggerirei che giustamente chi vince il posto, ma non importa, come anche questo prof quinto posto, io suggerirei magari di farlo con un'altra formula, perché sia noi che Modena, viva onore, sto impegnativo, non è che puoi fare 9 partite a fine stagione, secondo il mio punto di vista, perché poi in tante persone hanno nazionale e tutto, quindi è stato un anno secondo me dove siamo stati premiati tutti, noi della pallavolo, voi che ci seguite, chi ci allena, chi costruisce le squadre, i tifosi da casa, perché abbiamo fatto qualcosa di unico e irripetibile. La pallavolo ha resistito e lascio la parola a Fabio Bullo. E io che ti dico, innanzitutto come stai? Perché comunque tu vieni da tanti problemi fisici, al di là del problema Covid, tu hai avuto altri problemi, ti ho rivisto in campo e sono molto felice, no, di vederti finalmente di nuovo protagonista. Grazie, sono molto onorato. No, è vero. Stasera avete fatto un po' fatica in attacco e avete fatto fatica anche a contenere soprattutto i primi tempi avversari, dove un Christensen è stato molto bravo nello sfruttare i pochi aiuti che tu ricevevi dai tuoi compagni di posto 2, mentre posto 4 stava stretto e ti aiutava di più. Credo che questa possa essere una chiave di lettura per una parte del gioco. Sì, credo che la tua chiave di lettura sia una buona chiave per una parte del gioco, anche perché abbiamo giocato tante volte con Modena, è giusto ed è bello che vince chi si adatta. Io credo loro sono adattati meglio di noi durante la partita, no? Cambiando il gioco e tutto il resto. Io sto molto bene, sono contento, sono molto contento adesso di staccare un attimo, perché è stata una stagione lunga. Ne ho passate tante, ne ho passate anche a inizio anno, ma ho dalla mia la grinta e l'entusiasmo, per questo ogni tanto dico che invito a fare delle riflessioni diverse, perché comunque noi, e lo dico con molta umiltà condivisa, siamo i frutti della pallavolo, e non è che ci si può spremere i frutti, perché poi dopo la spremuta la fai più. Quindi per questo io spererei che ci sia una tutela maggiore durante l'anno per tutti noi, perché è bello. Assolutamente, io chiedo con una battuta per farti fare un sorriso, rilassati con Brodo Di Becchi, perché con Luca Vettori parlate di letteratura, di musica, di cultura, cercate di fare altro oltre la pallavolo e quindi di riempirvi di cose importanti e di passioni, quindi io ti lascio con questo. Grazie mille, sicuramente avevo tempo per Brodo Di Becchi, per la famiglia, per gli amici e sono contento. Grazie a tutti per aver seguito tutto l'anno la pallavolo con i nostri amici di Rai Sport. Grazie.